Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siccome ho caricato l'episodio sul mio primo giorno del Ramadan, come sapete, sono nel mese di digiuno in cui non si mangia dall'alba fino al tramonto. Oggi arriva un video piuttosto speciale perché non sono da solo. Ho visto che siete davvero, davvero interessati a questo argomento. Ho visto che molti di voi hanno visto il video in cui ho passato ore e ore registrandomi, facendovi vedere un po' che cosa facevo durante il digiuno. E quindi mi ha contattato un ragazzo che si chiama Andrea, che ho portato qui nel video e farò una sorta di intervista, un ragazzo con origini completamente italiane, che sta facendo il Ramadan ed è una cosa super, super curiosa. Ragazzi, eccolo qui, Andrea. Ciao Andrea. Ciao a tutti, ciao Amer, ciao a tutti ragazzi, grazie dell'invito. Benvenuto, benvenuto. Ho fatto una live sul suo canale proprio ieri parlando di questo argomento. Mi ha contattato perché ha trovato i miei video dell'anno scorso su YouTube e quindi gli ho detto: figo, stai facendo Ramadan? Ma vieni un attimo un po' sul mio canale come ho fatto da te, dove invece ti chiedo come sta andando il tuo Ramadan, visto che tu, Andrea, hai deciso di provare a fare proprio questo mese di digiuno, quindi non 1, 2, 3 giorni, ma proprio il mese intero. Ma prima dici un attimino in 10 secondi, 15, chi sei? E poi ti faccio la prima domanda che sarà: perché hai deciso di fare il Ramadan? E poi farò altre domande che sono ancora più interessanti. Perfetto, io sono Andrea, gestisco un canale YouTube, The Pillow, dove praticamente andiamo ad esplorare qualsiasi tipo di cultura che sia diversa dalla nostra. Spesso lo facevamo viaggiando all'esterno, ora siamo in quarantena, non è possibile, lo abbiamo fatto all'interno attraverso questa celebrazione, il Ramadan. Quindi tu viaggi un sacco e ti piace intervistare anche persone in giro per il mondo, giusto? Esatto, è quello che facciamo. Interviste, curiosità, raccogliamo opinioni dal mondo e le portiamo nel nostro Figo. paese. Ed è per questo che Andrea si è interessato a questa cultura, quindi capire meglio cos'è il Ramadan. Allora, siamo all'ottavo giorno, sono le 18 e 12 in questo momento che stiamo registrando questa intervista. Non stai mangiando, non stai bevendo, confermi Andrea, bravo. Perché hai deciso di fare il Ramadan? Anche qui in breve, sono circa 5 domandine molto molto interessanti da un punto di vista di un ragazzo italiano che non c'entra assolutamente niente con il Ramadan. Vai Andrea. Ok, brevissimamente, ho deciso di fare il Ramadan perché è una di quelle tradizioni di cui conosco poco e quando qualcosa Ok. non la conosco mi piace cercare di viverla in prima persona. È nata l'idea quando conobbi Mustafa, un mio amico algerino, 5 anni Ok. fa a Londra, lavorando con lui, lo vedevo celebrare il Ramadan, quindi oltre al digiuno, la preghiera e questa procedura mi ha affascinato tanto 5 anni fa e quest'anno, viste le situazioni generali, ho Ok. detto è l'anno giusto. Ok, interessante, ti ha affascinato e quindi hai colto un po' l'occasione della quarantena per provarlo sulla tua pelle praticamente. Esatto. Com'è stato il tuo primo giorno? Siamo all'ottavo, ma voglio sapere assolutamente il primo giorno com'è stato. Diciamolo, noi mangiamo dalle 20 e mezza della sera fino a massimo le 4:20 del mattino, quindi per tutto il resto della giornata non possiamo né bere né mangiare né chewing gum, niente di niente. Quindi, com'è stato il tuo primissimo giorno? Sensazioni sul corpo? Dici un pochino anche qui in breve. È stato il giorno dove più di tutti mi sono chiesto: ma cosa sto facendo? La domanda Ok. della mia testa continuava a tornarmi, però ero anche dall'altra parte molto motivato, sapevo che era l'inizio, ero pronto per andare praticamente in guerra, nel senso non sapevo, non avevo Ok. mai digiunato così tanto, mi aspettavo fosse una cosa terribile, e invece il primo giorno è stato migliore di quello che mi aspettassi, quindi è andato bene, con Ah, sofferenza, ma è andato ok. bene, ce l'ho fatta senza morire, diciamo. Qui mi allaccio a una domanda che volevo farti dopo, ma te la faccio già adesso. Quando hai digiunato il primo giorno, hai mai pensato, ok, forse meglio se lascio perdere? sì, la risposta è Ah, sì. Per sì? fortuna l'avevo già annunciato su internet, quindi questa è stata la mia grande motivazione. Ah, Non potevo mollare. Se non l'avessi detto a nessuno e avessi solo provato io, forse avrei anche ok, pensato di capito. mollare. Interessantissimo. Sì, anche perché io penso che forse il 90% delle persone che, forse anche il 95%, di chi sta guardando questo video non farebbe mai il Ramadan. Ma commentate qua sotto, ditemi un po' se mai provereste anche solo un giorno di Ramadan. Perché attenzione, Andrea, farai 30 giorni. Sei sicuro che farai 30 giorni? Questo è Sì, l'obiettivo. vediamo, vediamo se ce la farà. Altra domandina, cosa mangi il mattino in questi giorni? Prima Allora, al di digiunare, ovviamente. mattino sto sperimentando il più possibile e grazie Ok. alla community musulmana che mi segue ho cercato di avere più consigli possibili e quindi sto mangiando molta frutta, ho visto che le banane e le mele mi stanno dando molto.
e poi io sono abituato a farmi un tè con il miele che mi dia un po' di energia, un po' di calorie e un po' di biscotti e poi ci sono state mattine dove non ho resistito alla tentazione, il mio DNA di italiano ha fatto sì che andassi a mettermi sul piatto di spaghetti col pomodoro Ok, e me li mangiassi. piccolo segreto che chi mi segue lo sa, l'ho fatto vedere già l'anno scorso. Le fave, ne parlavo ieri con Andrea nella sua live. Ecco qui, ti porto anche l'esempio. Questa è la scatola, il segreto, insomma, per farmi digiunare per un giorno intero. Queste fave, ragazzi, oltre ad avere delle proprietà nutritive eccezionali, provandolo sulla mia pelle in tutti questi anni di Ramadan, mangiandolo il mattino verso le 4, mi ha permesso di riuscire a digiunare una giornata intera. Sono fave che vanno schiacciate con la forchetta in padella, non ci vuole tanto per prepararle in realtà. Mangiate, danno una grande, grande carica. Ragazzi, fave. Eccole qui, questo è quello di cui ti parlavo ieri, Andrea. Se Dovresti riesci a farti trovarle. contattare da quel brand. Ne Se riesci parli a trovare spesso. queste, provale assolutamente, fai un test anche con queste. Prossima Sarà fatto. domanda. Il tuo corpo ne risente dopo ore di digiuno quando arrivi verso le 18? Ecco perché ti ho chiesto di fare video a quest'ora. Ad esempio, in questo momento senti delle mancanze nel tuo corpo oppure è tutto ok? No, tutto ok, direi di no. E soprattutto i primi giorni, questo è il momento peggiore di tutti. Quindi grazie per aver fatto questa intervista proprio adesso, che mi stai Esatto. distraendo Sì, l'ho perlomeno. fatto apposta, l'ho fatto apposta. Le ultime 2 o 3 ore sento che sono le più difficili perché il mio corpo mi chiedeva cibo all'inizio, nei momenti in cui ero abituato a mangiare. Adesso, dopo all'ottavo giorno, devo dire che forse oggi e ieri sono stati i 2 giorni migliori. Sto iniziando ad abituarmi. Ok, c'è da dire anche che il fatto che non faccia caldo caldo dà anche il suo, perché 2 o 3 anni fa, se vi ricorderete, vi ho detto anche nel video dell'anno scorso, era tipo ad agosto. Sapete che ogni anno il Ramadan è un mese prima, è il mese prima. Adesso siamo all'ottavo giorno, quindi prenderà ancora un bel po' di maggio, ma quando era ad agosto era veramente, veramente difficile, soprattutto uscire. Poi in realtà con la quarantena, stando a casa, è una cosa che ci dà un po' di vantaggio, quindi non dover faticare troppo fuori, eccetera, eccetera. Quindi quest'anno diciamo che siamo anche fortunati, ma per essere anche l'inizio per Andrea, che non ha mai fatto una cosa simile, può essere magari un motivo per dire, che ne so, proviamo l'anno prossimo, vediamo come sarà, quando non ci sarà più quindi questa quarantena, però trovo interessante che Andrea, ragazzi, abbia deciso di fare questa cosa, perché non mi era mai capitato di vedere una persona italiana, ad esempio, che faccia il Ramadan, e che lo faccia per 30 giorni, tra l'altro. Un'altra piccolissima domanda, lucidità, cioè tu in testa, facendo un po' le tue cose durante il giorno, la senti la fatica a livello mentale oppure sei comunque bello sveglio? Soprattutto nelle ore verso la fine, verso le 20, ecco. Sono sveglissimo. La lucidità è una Svegliissimo. cosa che dal terzo o quarto giorno ho cominciato proprio a sentirla in prima persona. Molto più lucido, molto più concentrato Ah. su alcune cose, riesco a mantenere il mio livello di concentrazione per molto Ok. tempo. Era una cosa che mi aspettavo, leggendo quelli che erano i benefici del Ramadan, e ci ha messo 3-4 giorni ad arrivare, e ne sto facendo giovamento pieno proprio. Mi sta divertendo molto Ok. questa cosa. Sì, bello, interessante. E tra l'altro ti dirò una cosa. Ho notato che quando c'è il mese del Ramadan, le persone che si allenano in palestra solitamente non dicono no, non posso più allenarmi, basta. Si allenano, ad esempio, un'oretta prima di mangiare, questo lo facevo anche io fino a qualche anno fa con mio fratello. E sai che ho notato che quando non mangio, quando digiuno una giornata intera e vado in palestra, sono molto molto più reattivo. Riesco a alzare più Esatto. pesi, quindi in effetti quello che ho appena detto è interessante come cosa. La lucidità c'è, le energie ci sono forse più di quando invece hai mangiato. Questa cosa è Esattamente, non strafiga. è esattamente, confermo questa cosa. Poi le energie noi dopo un po' che digiuniamo non le prendiamo più dal cibo che abbiamo mangiato, ma dai grassi che noi abbiamo messo da parte, e questa energia è Esatto. molto, molto più forte. E quindi la tua palestra è normalissimo, e la mia Esatto, mi ha fatto ricordare lucidità è sta proprio per cosa. quello. Ultimissima domanda curiosa. Invece, quando arriva l'ora di mangiare, quindi verso oggi mangeremo alle 20 e 29, credo. Poi dipende da in che zona dell'Italia sei. Cosa mangi stasera? Cosa mangi? E soprattutto, quando stai cucinando, ti sale tipo quell'effetto wow, finalmente dopo tantissimo tempo sto per mangiare? C'è questo effetto in testa? Sì, ce l'ho e mi piace molto. Mentre cucino È soffro, piacevole, è e piacevole. questa è una sofferenza positiva che mi piace, È mi testa molto vero, l'autocontrollo. Riguardo al cibo di stasera, è pizza fatta in casa, non da me per fortuna, e quindi non vedo l'ora. Solo il parlarne mi fa scendere la colina, quindi cambiamo ci argomento. sta, ci sta. Quindi per Andrea questo è
questa è soprattutto una sfida di vita, perché diciamo, il Ramadan, ragazzi, è oltre a tutti i fatti culturali anche una grandissima sfida di vita. Si vengono a scoprire cose del proprio corpo che magari prima non conoscevamo. Quindi, grazie mille Andrea per questa piccola intervista. Trovo stra interessante davvero quello che stai facendo e mi ha fatto piacere un sacco che mi hai trovato, che sei andato a cercare i video del Ramadan per farlo anche tu, trovandomi con i miei video dell'anno scorso. Sta cosa mi ha incuriosito un sacco, è per questo che ho voluto provare a chiederti qualcosa, testimoniare con la tua presenza qualche tua risposta riguardo a questa cosa, essendo tu 100% italiano. Quindi, ragazzi, un bel pollicione in su, arriveranno altri video con sempre riguardo al Ramadan. Voglio provare a fare qualche sfida con il cibo. Andrea, grazie mille. Grazie a te. Mi trovate grazie anche su YouTube. Andiamo a preparare da mangiare, insomma, tu hai già fatto la pizza, beato te. Ragazzi, ciao ciao.